riassumere la situazione alla data del 10 di dicembre. Intanto ringrazio tutti i presenti che comunque sono ancora qui, hanno capito la situazione, il momento e ovviamente sarebbe stato meglio e utile che fossimo ancora di più qua giù. Facciamo quello che riusciamo a fare noi che siamo qui. Voi sapete che c'è stato un consiglio comunale che ha votato l'ultima variazione di bilancio il 26 di novembre. Molti di voi, penso, erano nel Consiglio Comunale. Abbiamo fatto una pressione non indifferente, l'amministrazione, la Giunta e il Consiglio erano in evidente difficoltà e imbarazzo. Abbiamo in maniera democratica espresso il dissenso e la rabbia, tutti i nostri colleghi che da noi l'hanno fatto, abbiamo bloccato praticamente i lavori per più di 20 minuti e sapete che c'è stato un incontro realizzato di due piedi, l'assessore al bilancio ha voluto incontrare una delegazione di rappresentanti sindacali per spiegare quello che effettivamente non si riusciva a capire, visto che non ci hanno mai fornito i dati, nonostante continuiamo a chiedere che ci fornissero i dati sulla costituzione del fondo, che è la base per ragionare del nostro contratto, anche annuale. Alla fine, insomma, hanno spiegato che c'erano dei soldi, hanno ribadito che, continuando il consiglio, avrebbero votato un emendamento che stanziava un altro 1.100.000 euro sulle spese del personale che dovevano andare a rimpinguare il fondo. Quindi abbiamo una situazione, teoricamente, perché non l'abbiamo ancora vista formalmente, di circa 2.800.000 euro in parte variabile, a cui teoricamente appunto si dovrebbe aggiungere questo 1.100. L'assessore poi ha fatto un intervento in consiglio comunale e ha, tra l'altro, oltre che dire questo, anche detto che, siccome poi si è in ballo anche la questione dei nostri colleghi precari che sono qui presenti, a cui scade in alcuni casi, nella maggior parte dei casi, il contratto 19 di questo mese, quindi meno 8 oggi. Aveva detto che per quanto riguarda la loro situazione non c'era ancora una risposta formale, ci aveva fatto capire che comunque c'era l'intenzione di fare delle proroghe dei contratti e che però era necessario attendere il 2 di dicembre quando ci sarebbe stata una giunta che avrebbe licenziato un provvedimento relativo invece al bilancio di previsione che parla dell'anno prossimo. E ci ha anche detto, ha detto pubblicamente in consiglio che comunque avrebbe convocato le parti sindacali già a partire dal 3. Quindi sia per dare risposta alla questione urgentissima dei contratti che scadono, sia perché questo 1.100 in più che dovrebbe andare al nostro fondo, anche se ovviamente nessuno di noi ritiene che sia una cifra né dignitosa né utile né comunque sono dei soldi in più, ovviamente dovremmo, secondo le regole, decidere insieme all'amministrazione, i sindacati e l'amministrazione come impiegarli. Ovviamente, tra l'altro, abbiamo pochissimi giorni, visto che oggi siamo già al 10 dicembre. Ecco, noi abbiamo inviato una nota in cui abbiamo chiesto, questo l'abbiamo fatto l'1 di dicembre, una nota all'amministrazione unitaria, adesso tutte le sigle, in cui sollecitavamo un tavolo promesso e chiedevamo che ci facessero conoscere nelle more della convocazione gli atti che avrebbero appunto approvato nella giunta del 2. A questa nota non hanno nemmeno avuto il gusto di rispondere. Avete visto che siamo qui perché immaginate che potesse esserci anche il lato negativo, insomma abbiamo pensato che nel caso comunque se non ci avessero convocato, ovviamente uno di informarvi e due di magari continuare a fare quella pressione la situazione che teniamo utile a fare, tanto più che appunto perché ai nostri stipendi sono in gioco il lavoro, quindi il contratto di lavoro per 85 almeno di noi, tra cui bambini, ma ci sono anche situazioni ulteriori che non conosciamo, tipo persone che hanno un contratto per due determinato, un contratto a progetto, alcune sono già rimaste a casa e noi questo almeno lo riconosciamo. Che conosciamo dei lavoratori e quindi insomma, la situazione è questa. Tra l'altro non è un caso perché noi abbiamo deciso questa assemblea la scorsa settimana quando ci siamo trovati tra di noi, ma sappiamo che oggi alle 3, che è iniziata da mezz'ora, c'è
principio per la presidenza giunta. Quindi è un'occasione utile andare adesso, come abbiamo fatto anche l'ultima assemblea, in municipio e diciamo che il nostro obiettivo è perlomeno, si parla di un obiettivo minimo, avere il tavolo che ci hanno promesso che sono obbligati comunque a fare sulla questione della distribuzione del fondo, a meno che non ci siano rimandati i 1.100.000 euro, perché non ci possono studiare anche questo per la nostra giunta. E quindi in sostanza noi abbiamo pensato di fare questo, se siete d'accordo. Io ho fatto un riassunto velocissimo perché insomma da 26 a oggi non è che sia successo molto purtroppo. Vorrei che se ci sono degli interventi da parte vostra dei lavoratori, ovviamente dovete venire qui perché il microfono sono qui, però siano limitati nel numero se possibile e sbrigatissimi, proprio perché vorremmo tra una decina di minuti spostarci e andare in principio e poi capire come procedere per chiedere appunto alla giunta che ci fissi la data dell'incontro che ci hanno promesso e che ci devono.